Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Che dire, scusatemi per non aver fatto il video della scorsa puntata, se non sbaglio lunedì. Ho messo quello di martedì, cioè di ieri, quindi niente. Purtroppo mi sono ustionato al mare, non ho potuto fare un video perché sinceramente non potevo neanche mettermi la magliettina, sono rimasto fermo nel letto a cercare di tenere a bada il dolore che avevo su tutta la schiena, quindi che dire raga. Io riprendo a fare un po' il video, ovviamente non mi faccio neanche vedere perché sono messo in condizioni pietose. Andiamo su State of Decay e facciamo un'altra puntatina, che tanto forse è l'unico gioco dove posso dar meno fastidio, dove dà meno fastidio se sono con la mia faccina. Quindi che dire, andiamo su continua e partiamo subito. Eccoci qui online, cioè online un cazzo, siamo sul gameplay solito di State of Decay. Che dire, un altro giorno è andato, come dice anche il tipo, problemi di morale e paura, consiglio costruisci un'area di lavoro, ditemi come costruisco un'area di lavoro se sono senza un materiale. Allora, è nota e fonda ragazzi, quindi è anche pericoloso uscire, però noi siamo cattivi, usciamo. Ve l'ho raccontato mi sa anche nel vecchio video, ve l'ho scritto in descrizione. Mi è morto anche il Nero, se non avete capito, il personaggio principale, quello che avete all'inizio del gioco. E purtroppo mi tocca utilizzare questa donna. Cioè non purtroppo ragazzi, più che altro non è tanto il problema di utilizzare una donna, è che l'uomo era pieno di materiali. Io nella sua sacchetta avevo un sacco di roba. Adesso mi tocca girare di notte perché devo recuperare almeno un po' di materiali. Adesso io entro qui. Inizia il filmato. Ok, allora un filmato più che inutile. Allora, vediamo un pochettino raga. Sta tipo alle munizioni, quindi io gli metto questo. Gli mettiamo una ventina. Ovviamente vedete, c'è anche questo fucile. La CR ragazzi. Poi ovviamente gli diamo due mazzette, io vorrei dargli qua, non fare neanche scendere, peccato. Boh, questa è bellissima, anche una chiodata, dai, basta. E dai, non sparare, rincoglionito, mettiti il silenziatore almeno. Fai un casino ogni volta. Ok, basta. Non sono più sovraccarico perché sono... Ah, cazzo, non c'ho neanche lo zaino grande, raga. C'ho anche quello piccolino, quindi è difficile... Ah, eccolo qui. Facciamo così, allora, lo eliminiamo. Ah, ce l'ho grande anch'io. Ah, sarà perché è una donna, magari non può tirare su più di tanto. Allora. Vediamo se possiamo prendere qualche ragazzo. Vaffanculo, allora. Passerò quando uno di loro morirà. Allora andiamo avanti, proviamo a... Ah, ragazzi, sta passando... Oh. Vediamo chi sta sparando sto stronzo. Zombie che arrivano da tutte le parti, guardate sto coglione. Bene, bene, zio. Tu pensa ad uccidere gli zombie che si facciano un casino all'uscita. Dai! Grande zio, fammi scappare. Allora andiamo un pochettino ragazzi, io non so cosa bisogna fare, ovviamente necessità casa cibo, caccia gli zombie ferali, boh io vado dove c'è caccia gli zombie ferali, quindi dirigiamoci ragazzi, c'è un'orda davanti a noi. Ragazzi quanto fa schifo questa macchina, non tiene per niente la strada. Allora giriamo qui e prendiamoci un'auto, ovviamente mi serve un'auto decente. Bello, bello ragazzi, non so se l'avete vista, la macchina è diventata bianca. Vabbè, piccoli dettagli, raga. Come sempre, io prendo quest'altro schifo, che è la stessa macchina, però almeno è nuova. Bronto, vi piace, eh? Bronto. Dai, fuori dai coglioni. Qui c'è cibo, sicuramente. Staccati.
Zombie urlatore in giro? Andiamo a ucciderlo, raga. Tranquillo. Andiamo subito nell'obiettivo, nel puntino verde. Andiamo a aiutare quel ragazzo che sicuramente ne avrà bisogno. Perché è pieno di orde, ragazzi? È pieno di orde qui in giro. Io li schiaccio perché... Il tipo è qui dentro, vedete? Io devo trovare tutti gli altri zombie dell'orda perché, sinceramente, io... Questa macchina è veramente uno schifo da guidare. Belli. Via, 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 via. Uno e due. Allora, io vado qui dentro. Perfetto, c'ho questa super ascia, non dovrebbe bastarmi, cioè spero. Allora, devo... Andiamo avanti. Mica raga, qui c'è qualcosa. Prendiamoci tutta la roba che è possibile prendere, perché veramente raga. Bottiglie, che ovviamente a noi non servono, raga. Mica ho paura, ragazzi, questo suono non mi piace. Si stanno accumulando zombie qui intorno. Ok. Ragazzi, è pieno di zombie. Merda, raga. E il tipo non fa un cazzo. Ah, mi... Ok. Almeno il tipo sta facendo qualcosa. Oh, raga, oh zio, ma che cazzo? Ok, continua a ammazzarli, zio. Io continuo a prendermi roba qui dentro, così almeno ti uso come capro espiatorio. Allora, zio, ci sei? Non ho ancora controllato tutte le parti, quindi continuiamo. Allora, vediamo qui dentro se c'è qualcosa. Ovviamente ci serve qualcosa. Piede di porco. No, non serve a niente, raga. Vabbè, continuiamo la ricerca, ovviamente. Spero di trovare qualcosa. Allora. Qui non abbiamo controllato. Ma stai zitto. Quando si è detto di aver trovato un rituale che avrebbe potuto messo in morte la nostra volontà, prevenendo che si vengano costretti come richiamato, spesso fossero stato... Adesso i morti stanno sorgendo dalle tombe per nutrirsi della carne dei vivi, torno subito, adesso devo andare a cavalcare i miei poteri di controllo sugli zombie. Vabbè, molliamola lì, raga. Cerchiamo anche qui. Io ovviamente sto cercando qualsiasi risorsa che potrebbe tornarci utile perché veramente ragazzi è fondamentale recuperare tutto quello possibile e immaginabile, ve lo giuro perché ragazzi vedete questa... ragazzi come si crea un avamposto? Ah, allora... Sì, creazione dell'avamposto, però come si crea l'avamposto? Ah, qui davanti c'è un'orda di zombie ragazzi, quindi... Non mi sembra tanto sicuro. Ah, è scomparsa ragazzi, perché ovviamente le orde scompaiono dal nulla. Comunque sì. Io questo tipo non so se mi deve seguire. Andiamo. Andiamo raga. Ovviamente gli do mi subito a rompere i coglioni. Lasciami le palle in pace, zombie di merda! Lascia la portiera! Ah ragazzi, dobbiamo trovare un'arma migliore perché veramente questa... Cioè un'arma migliore, una macchina migliore perché questa sta prendendo fuoco, raga. Quindi anche questa mi va bene. Sì, questa va bene, dai. Farò un po'... Anche mi... Ragazzi, questa è ancora peggio. Però almeno è un pochettino più veloce. Dai, sali veloce! Dovevi salire la GTA. Cazzo. Allora... Perfetto, almeno abbiamo ucciso quel cazzo di urlatore di merda che adesso ragazzi stanno uscendo fuori dalle case, non si sa il motivo. Dov'è? Ah, eccolo. Grande, l'ho ucciso ragazzi, grandissimo. È quello che mi ha ucciso una donna. Grande.
Ma sei pazzo, ragazzi. E adesso che abbiamo trovato, zio, cosa dobbiamo fare? Ovviamente siamo sempre alla ricerca delle risorse, andiamo. Allora, vediamo un pochettino cosa possiamo. È questo zaino? Allora, perfetto. Torniamo alla moneta. Ok, ragazzi, abbiamo trovato un po' di medicinali. Orda di zombie allertata, raga, io scappo, ciao. Sono anche sovraccarico, raga. Ovviamente, ragazzi, sapete che alle orde zombie non potete sopravvivere. Cioè, potete sopravvivere, ma veramente è difficile. Quindi, che dirvi, raga? Io prenderei e andare, tornerei a casa. Io quello stronzo lo mollo lì perché. Veramente, cosa hai fatto? Raga, ma è pieno di zombie, di orde zombie. Ritornerei a casa. Ovviamente so guidare di merda con sta macchina. Comunque sia tutto a posto. Niente più consegne dell'esercito. Ok, parcheggiamo. Ok. Entriamo qui dentro 2 secondi, raga. Depositiamo un po' di roba prima che questa stronza muoia, perché magari potrebbe anche morire. È sovraccarico, quindi si stanca subito, dai. Ok. Perfetto, mettiamo la roba qui dentro. Io direi di mettere qui dentro un pochettino di questo. Un pochettino di questo. 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 Perfetto, almeno non c'è più paura. Allora. Silenziatore artigianale. Ok, c'è tutto. Niente, ragazzi. Allora, siamo. No, siamo già a 15 minuti. Io non voglio rompervi i coglioni perché magari poi il video è troppo lungo. Comunque, sì, avete capito un pochettino com'è il gioco. Io ve lo so sempre. Ovviamente, rifaccio. Faccio sempre le stesse cose, come avete potuto vedere. Alla fine, cos'è, ragazzi? Fare missioni, salvare ragazzi, salvare altre persone normali. Poi, ovviamente, ci sono anche altre persone normali, come può essere tipo in State of Decay. Guarda, la orba pam! Peccato. Oh raga, sta prendendo fuoco la macchina, quindi io faccio un giro e mi prendo una nuova prima di mollare, prima di chiudere il video. Quindi che dire ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, spero che la schiacciatina di zombetti vi sia piaciuta. Io più di tanto non posso fare perché il tempo si stringe, cioè il tempo è poco. Io quello che vi posso far vedere ve lo faccio vedere. Avete capito come si sopravvive, dovete sempre comunque impegnarvi 2 secondi a cercare di tutto e di più in giro per la città, altrimenti ovviamente ragazzi non troverete, non potete trovare niente e non potete sopravvivere, fidatevi di me, non potete sopravvivere senza i materiali giusti per poter lavorare, per poter creare delle basi, degli avamposti, senza guadagnarvi la fiducia dei vostri compagni. Qui funziona più o meno così, ragazzi. Ovviamente, raga, poi ci sono diversi tipi di zombie. Sono molto pericolosi, che dire. È molto vario. Per essere un arcade, ragazzi, vale la pena di comprarlo. Sinceramente, non è un gioco per tutti, però sinceramente mi è piaciuto. Ok, allora, guardiamo bene questi punti, perché sono l'ultimo che farò. Quindi, chiudiamola qui. Uno, ecco, dai, l'ultimo. Minchia, ragazzi, veramente è un gioco simpaticissimo in questo momento. Non mi ha colpito granché all'inizio, ma pian piano giocando ci prendi la mano, ragazzi. Vi divertite un casino, e ve lo giuro, sì, vi divertite abbastanza. Comunque sia, ragazzi, io rimango qui perché ovviamente gli zombie non sanno salire le scale. Da Cure93 è tutto. Ci vediamo alla prossima, lasciate un mi piace, lasciate un commento se ovviamente il video vi è piaciuto. E scusatemi ancora se non ho potuto mettere una piccola mia ripresa in alto a destra, però per colpa di questo cazzo di sole ho preso fuoco. Da Cure93 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao raga!